in ritardo, io non posso iniziare senza ringraziarvi della vostra gentilezza e della cortesia di essere rimasti così a lungo ad aspettarci, e senza la gratitudine a Michele Fini e a tutta la famiglia per un'accoglienza strepitosa in un luogo che è di bellezza sfuggente. Bellezza, certo non è la bellezza del Rinascimento, certo non è la bellezza di altre città, ma noi abbiamo delle città nel nostro territorio che sono città uniche e che hanno una capacità di evocare un sentimento e una emozione che rende questo paese un paese strepitoso. Ci abituiamo troppo spesso, voi probabilmente a questa visuale, a questa visione vi siete abituati, si è abituato Bruno, si è abituato Marco, tutta la famiglia, vi siete abituati voi, i lavoratori, le lavoratrici che lavorano qua, ma noi arrivandoci per la prima volta è come se avessimo un sussulto. Lo dico perché c'è uno scrittore, quello che segna nell'uomo la bellezza e la grandezza, anche la difficoltà, non è la mancanza di meraviglie. Il mondo non finirà per la mancanza di meraviglie, ma per la mancanza di meraviglia. Ecco, io vorrei iniziare questa chiacchierata esprimendo con voi la meraviglia di questo mondo. Poi mi hanno spiegato anche che i numeri. Noi abbiamo preso un paese che stava a meno 2% di PIL. Noi abbiamo preso un paese che in 3 anni ha fatto 918.000 posti di lavoro in più. Noi abbiamo preso un paese che allora veniva dichiarato come un paese quasi fallito. E ricordate cosa si diceva? Non faremo la fine della Grecia. Oggi le cose non sono totalmente rimesse a posto. Guai a chi lo dice. Guai a chi dice che le cose sono totalmente rimesse a posto. Ma finalmente si è rimesso in cammino. Io non sto dicendo che è tutto facile, ma che cambiare è possibile. E in questo senso ciò che si può fare perché il nord oggi cresce a una velocità impressionante. In Lombardia, in Veneto, in Emilia siamo già a un livello superiore alla crisi. Noi stiamo vivendo in alcuni pezzi del paese una crescita superiore alla Germania. Ma è mai possibile, dico io, che di fronte a tanta bellezza abbiamo ancora alcune realtà del mezzogiorno che non riescono a ripartire? Ecco, questo libro vuole sì dire che si è fatto un percorso in questi 1000 giorni, più 918.000 posti di lavoro, il PIL, le misure, l'IRAP, il Jobs Act, tutte le cose di cui abbiamo parlato, ma vuole dire che dobbiamo andare avanti, che non dobbiamo fermarci, che l'Italia ce la può fare. Dobbiamo vincere con la cultura della lamentazione, della rassegnazione, dobbiamo tutti dare una mano e sporcarci le mani, dobbiamo metterci in gioco. Se il libro servirà anche soltanto a convincere una persona, questo libro avrà avuto un senso. E hanno preso questo ascensore. Poi quando arrivano al termine non trovano un piano, quindi non trovano lavoro, non trovano lavoro qualificato. A questo punto la delusione sarà ancora più grande. E lì però, dicevo, l'università può fare qualcosa, ma può fare fino ad un certo punto. Poi chiaramente sono le istituzioni e la politica che devono poi creare le condizioni per cui ci sia lavoro e lavoro qualificato. E facevo questo invito in quell'occasione appunto alla politica, in primo luogo al Presidente del Consiglio, che era seduto proprio lì in prima fila e che poi è intervenuto con uno splendido intervento proprio sulla responsabilità e sul fatto che ognuno deve prendersi le sue responsabilità in tutto quanto quello che fa. E allora quando diciamo un anno dopo, poco meno di un anno dopo, è emersa questa opportunità, io mi sono subito domandato, ma quando poi aprirò il nuovo anno accademico e magari dirò gli studenti di nuovo continuano a crescere, perché per fortuna il trend è veramente positivo, i test di quest'anno ci stanno dicendo che ancora abbiamo molti studenti e così via, ma quando poi dirò di nuovo
però bisogna scegliere, bisogna fare delle scelte concrete, bisogna decidere su che cosa investire, bisogna creare le condizioni per fare impresa, bisogna che la politica ci pensi. Quando io dirò queste cose, qualcuno, magari il Presidente del Consiglio, mi dirà: scusa, ma noi te l'avevamo proposto, noi ti avevamo detto, vuoi occuparti di questo? Ecco, io lì non me la sono sentita di dire di no quando la proposta è arrivata, proprio perché, ecco, sarei stato vigliacco, e soprattutto per una persona che ha lavorato di fatto tutta la vita fino a questo momento tra i giovani e per i giovani, ha lavorato per il futuro dei giovani, per dare la migliore formazione possibile ai giovani, non me la sarei più sentita di guardare negli occhi i nostri ragazzi se avessi rinunciato ad un'opportunità di questo tipo. Dopodiché lo so che non è semplice, so che il momento è complesso, c'è una disoccupazione giovanile avanti, è anche vero che dobbiamo guardare alle possibilità che ci sono, alle prospettive, al modo migliore di spendere le risorse che abbiamo, ce ne sono decisamente tante, e devo dire, dobbiamo anche comprendere come è importante, lo dico qui, dobbiamo veramente puntare su quanto di valore c'è in questa terra, e ce n'è tanto, dobbiamo creare le condizioni perché le imprese possano crescere, possano lavorare, dobbiamo puntare sui nostri punti forti, il turismo, l'agroalimentare, tutti quanti questi aspetti. Io sono sicuro che ce la possiamo fare, guardando avanti, non piangendoci addosso. Ecco, questa tendenza al fatalismo, alla rassegnazione, al tanto nulla può cambiare, che purtroppo tante volte ci caratterizza. Dobbiamo abbandonare questa mentalità, dobbiamo crederci, dobbiamo ritrovare entusiasmo, dobbiamo ritrovare forza e credere in noi stessi. Poi c'è il problema, ad esempio, ci saranno sicuramente anche qui alcuni professori che dicono: siamo stati costretti a dover lasciare la Sicilia, perché con le stabilizzazioni in alcuni casi non siamo riusciti a evitare il trasferimento. Ma perché questo? Perché si sono fatte le assunzioni senza criterio. Si sono fatti pagare ai professori i corsi delle scuole di specializzazione senza l'idoneità e poi non si dava il posto di lavoro. E allora alla fine è venuto fuori che c'era una non corrispondenza tra il numero degli studenti e il numero degli insegnanti. E a fronte di questo, scusate se la dico un po' da ragioniere che fa due conti, se io sono pieno di studenti senza professori al nord e di professori senza studenti al sud, ho sposto professori o sposto studenti, e ragionevolmente è più logico spostare i professori. Questo è criticato da tante donne e uomini che dicono: no, non va bene, ma troviamo le soluzioni, iniziamo a trovare le soluzioni a partire dal tempo, a partire dalla diversa organizzazione della scuola al sud. Sono tutte cose che vanno fatte, ma che richiedono tempo. Certo, se io avessi fatto come gli altri, il problema non ci sarebbe più. Ci servono per formare i giovani, servono battaglioni di maestri, e allora è il tempo pieno sicuramente, ma poi vorrei anche che si riprendesse l'altro grande tema che credo che per questa terra possa essere importante, che è quello degli ITS, quindi di quella formazione che può consentire un accesso, diciamo, al lavoro su settori specifici. Penso, per esempio, questa è terra di agroalimentare, questa è terra di enologia, naturalmente, a parte il nostro corso triennale di viticoltura massata, ma sicuramente la formazione di figure che possono essere figure qualificate, che possono lavorare nel settore appunto dell'agroalimentare in Sicilia, in questa parte della Sicilia non solo, è assolutamente centrale. Penso ad un altro aspetto assolutamente fondamentale, che è la legge sul diritto allo studio. Si è fatto parecchio da un punto di vista nazionale con la no tax area, ma le regioni devono rispondere, in particolare la regione siciliana. Devo dire che, per esempio, in Sicilia, come probabilmente sapete, non tutti i ragazzi bisognosi e meritevoli godono della borsa di studio, e questa è una delle ragioni, non l'unica, per la quale quasi un terzo dei siciliani vanno a studiare fuori. Dalla provincia di Trapani, per esempio, sono tantissimi ragazzi che vanno fuori. Ma perché? Anche perché tra venire a studiare a Palermo e andare a studiare a Pisa, che peraltro è Pisa Marino, Firenze, è una università naturalmente prestigiosissima. Ecco, tra le altre cose c'è Ryanair che li porta praticamente a costo zero. La città è una città a misura di studente dove i costi sono certamente più bassi. L'università naturalmente è prestigiosissima, in più gli studenti bisognosi e meritevoli hanno la possibilità
borsa di studio tutti, mentre qui soltanto il 40-50%, allora ecco spiegata una delle ragioni per cui c'è questa migrazione. È evidente da questo punto di vista che il diritto allo studio è centrale. Scusi, noi rappresentiamo l'Alba. Allora, la formazione professionale è certamente, io pensavo poc'anzi, perché questa è la classica domanda che viene fatta in questi casi, quali sono le prime tre cose che dove si pensa di agire. Sicuramente una è la formazione, io ne pensavo quattro in realtà. Una è la formazione professionale, ma la formazione professionale vera, nel senso che abbiamo bisogno di formazione professionale per quello che realmente serve. Esatto, quello che realmente serve per l'economia di questa terra. Quindi mirata davvero a quelle che possono essere gli elementi per la crescita. E poco fa è più dire, gioco in casa qui, naturalmente parlando di agroalimentare, ma certamente quello è uno dei settori che sono trainanti per questa terra. Il turismo, i turismi. Questa è una terra dove sono i turismi, perché c'è naturalmente un turismo balneare, c'è un turismo culturale, c'è un turismo gastronomico, c'è un turismo religioso, c'è un turismo congressuale, c'è davvero, diciamo, ecco, questi sono i settori sui quali è importante agire sulla formazione professionale. Un'altra cosa, l'impresa, misure urgenti per consentire all'impresa di poter crescere, di poter assumere, di poter dare lavoro, perché questa è una terra dove bisogna tornare sempre di più a produrre siciliano. E tornando a casa, aprite i vostri frigoriferi e vedete quanta parte di quello che c'è nel vostro frigorifero è prodotto in Sicilia. Io credo che, forse non so se arriva al 20%, bisogna aumentare la produzione appunto delle siciliane e favorire i prodotti siciliani. Noi abbiamo messo i soldi sulla cooperazione internazionale, triplicando i fondi sulla cooperazione internazionale. Le camicie verdi hanno cancellato i fondi sulla cooperazione internazionale. Noi abbiamo detto di investire in Africa perché pensiamo che sia un diritto di questi nostri fratelli e queste nostre sorelle crescere nel proprio territorio. Poi noi diciamo che se uno prende e va in mare, siete gente di mare. Sapete che la prima regola del mare è che quando trovi uno in mare non ti metti a fare colpi sui sondaggi e sul consenso. Vai, lo salvi e lo porti a riva, perché così fanno gli uomini e le donne. E noi abbiamo fatto questo in questi anni in Italia. Noi abbiamo fatto questo. E io sono orgoglioso delle vite salvate. E sono orgoglioso di aver regalato una copia di fuoco a mare a tutti i capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea e al Consiglio Europeo. E sono orgoglioso di aver combattuto perché ci fosse un diverso approccio da parte dell'Unione Europea. Ma aiutarli a casa loro davvero è un principio sacrosanto. Bisogna dar loro una mano. In Africa non possono investirci soltanto i cinesi, come è accaduto ultimamente nel disinteresse dell'Unione Europea. Ci vuole il Migration Compact, un grande piano Marshall per l'Africa. Poi se partono li salvi. Se li salvi, non li puoi tenere tutti in Sicilia o tutti in Italia. Aiutarli a casa loro davvero, uno. Due, salvarli tutti quelli che si mettono in mare. Tre, non li puoi accogliere tutti qui. Andrebbe contro la matematica oltre che la logica. E quando è questa regola che la Corte di giustizia europea nel discorso ha ratificato come valida, cioè bisogna che gli altri paesi si facciano carico di alcuni di questi nostri fratelli e sorelle. L'Ungheria e la Slovacchia hanno fatto ricorso, hanno perso. E adesso io dico, siccome hanno perso, e a maggior ragione dopo che hanno perso anche nel libro che era vantaggiato sul programma, io dico che quelli che non accolgono i migranti, che non accolgono le ricollocazioni, devono essere economicamente puniti. Tu non apri le porte, io non apro il portafoglio. Non costruirete i muri con i miliardi di fondi che vengono dall'Italia e vive in rispetto dei principi costituzionali. Ecco, per me aiutarli davvero a casa loro, investire in cultura, salvare tutti quelli che stanno in mare, combattere per un'Europa diversa, è un principio unico che è poi la base del ragionamento di Avanti. È l'idea che la politica sia una cosa seria.
lasciatela agli slogan di chi vi dice l'Europa deve cambiare, viene pagato dall'Unione Europea per fare il parlamentare europeo e a Bruxelles ci va una volta al mese a prendere lo stipendio. Non lasciatela l'Europa nelle mani di quelli che un giorno sono per la doppia moneta, un giorno per il referendum sull'euro. Voglio vedere le imprese a cui annunci dopo tante crisi che facciamo il referendum sull'euro. A me per non fare non lasciate la politica nelle mani degli incompetenti. La competenza è un valore ed è anche per questo che sono particolarmente orgoglioso di fare questo tratto di strada assieme a Fabrizio Micheli. Grazie a tutti, grazie a Bruno, grazie al sindaco, grazie a Chiara, grazie a te.